Benvenuti sul canale di Ricette in Armonia. Oggi prepariamo la ricotta fatta in casa. Per Realizzare questa ricetta occorrono 27 litri e mezzo di latte di mucca crudo, 180 g di sale grosso e 10 g di caglio in pasta che potete trovare anche online. Nello specifico, noi utilizziamo caglio di capretto e agnello. Gli strumenti necessari sono due vasche per alimenti, un pentolone d'acciaio, uno spino rompicagliata, una schiumarola, uno spazzolone, fuscelle per ricotta, un imbuto grande, un setaccio grande, un agitatore e un fornello a gas. Portate la temperatura del latte a circa 36 gradi, mescolando di tanto in tanto. Filtrate il latte con un colino per togliere eventuali impurità. Utilizzate un colino a maglia stretta. Sciogliete in poca acqua fredda 10 g di caglio in pasta ed aggiungetelo al latte appena scaldato. Mescolate energicamente con lo spazzolone, coprite con un coperchio e lasciate riposare per circa un'ora. Come potete vedere, trascorsa un'ora di riposo, il latte si è solidificato, dando vita alla cagliata. Rompete energicamente la cagliata, utilizzando appunto il rompicagliata. Lavorate per qualche minuto. Portate al bollore 2,5 litri d'acqua ed aggiungeteli alla cagliata, versandola sui bordi del contenitore. Continuate a lavorare per qualche secondo. Ecco che la cagliata scenderà sul fondo. A questo punto la cagliata è diventata toma e il liquido è detto allacciata. Quindi filtriamo il tutto per separare la toma dall'allacciata, che servirà poi per fare la ricotta. Per fare questo, utilizzate un colapasta grande o un cestello da formaggio. Ripetete questa operazione finché non ottenete un liquido pulito. Versate tutta l'allacciata in pentola, accendete il fornello a fiamma bassa e mescolate molto lentamente. Aggiungete 180 g di sale grosso. Continuate a mescolare con lo spazzolone, facendo un movimento rotatorio sul fondo della pentola per non far bruciare il latte. Nel frattempo, la toma ottenuta inizierà a prendere consistenza. Lasciatela raffreddare.
Controllate la temperatura. Quando sfiorerà gli 80 gradi, potrete estrarre lo spazzolone ed attendere che la ricotta salga in superficie in pochi minuti. Appena noterete i primi segni di bollore, spegnete subito il fornello e prendete la ricotta con una schiumarola. Versate la ricotta in fuscelle di plastica o nelle cavagne di canna. Normalmente si tengono da parte delle tazze che vengono utilizzate esclusivamente per il consumo della ricotta calda. Con il tempo, oltre al fascino dell'esclusiva, la ricotta in quelle tazze ha un sapore diverso. Spero vi sia piaciuta questa antica ricetta. Al prossimo video con ricette in armonia.